Trasloco. Pronto? Pronto, buongiorno. Francesca? Mi senti? Sì, ti sento, ciao. Buongiorno, ma che piacere sentirvi. Ciao, un piacere sentire te. Sono Angela, benvenuta e buona Pasqua. Mi sento, la riconosco la tua voce, l'ascolto tutti i giorni. Ah sì? Ma che ora sono da te adesso? È ora di andare a letto, mezzanotte e mezza. Mezzanotte e mezza. Ma da te allora è già lunedì da te? Eh sì. Eh sì. Va benissimo. Qui siamo in Australia. Ciao. Buongiorno Giuseppe. Dio ti benedica. La tua voce è come se io la conoscessi da sempre. Ti vedo bene, gloria al Signore. Mi sembri un po' hippie, una ragazza hippie. Grazie. O mi sbaglio? Alternativa semplice. Benissimo. Allora, tu sei in Australia, gloria a Dio. Allora, tu hai lasciato l'Italia quando? 27 anni fa. Bene. E quante nazioni sei stata? Ho fatto un po' di Europa. Ho fatto il Portogallo, la Spagna, l'Olanda. Poi sono andata qui, poi da qui sono andata in Indonesia, poi dall'Indonesia in Brasile e poi sono tornata qui e sono rimasta. E quanto è tempo che sei in Australia? Beh, sono venuta qui 27 anni fa, però poi ho lasciato di nuovo, sono andata in Europa, ho fatto tutto il giro e bene o male sono 25 anni che sono qui. Quindi vissuta. A tempo pieno. Vissuta in Australia, vissuta lì 25 anni? Sì. Ho capito. Va bene, quindi possiamo parlare anche inglese, giusto? Of course. Sì, of course, però i peccati i fratelli non ci capiscono. Allora dobbiamo attenerci al dialetto italiano. Ma ci stanno ascoltando, siamo già live? Sì. Sì. E allora ascoltano. Voglio mandare un saluto caro, un abbraccio stretto a tutti gli italiani che stanno ascoltando e dire che vi voglio tanto bene, come voglio tanto bene a voi ragazzi. Gloria a Dio, amen, grazie. Bene, che possiamo fare per te, dolcissima? Ci si può uscire a testa? Yes. Aspetta, Angela mi dice che tu c'è qualcosa che vuoi condividere. We want to hear your story. Condividi pure. È una storia bellissima la tua. Mi dice Angela, questa ragazza la devi proprio ascoltare perché è molto ispirante, mi dice. Specialmente per la Pasqua è una storia che dà tutta la gloria a Gesù. E allora guarda, sono tutto orecchi. Magari condensa, devi dare un po', condensa un po' la storia e vai. Esatto. La storia è questa, era una ragazzina molto... così infelice, insoddisfatta, perché avevo delle domande molto molto profonde, molto molto complicate per la mia testa ai tempi di allora. E di conseguenza ho cominciato a cercare, ho cominciato con il buddismo all'età di 25 anni, poi non mi è bastato, poi... ho cominciato con l'induismo, neanche quello mi bastava perché dove non eri? Aveva le risposte alle dove domande. Eri? Come? Dove eri? Ero in Italia quando ho cominciato con il buddismo e poi sono venuta qui e ho fatto un po' di induismo. Poi sono ripartita, ho girovagato come una matta, poi sono tornata indietro e ho cominciato a studiare Vedanta. Vedanta, che sarebbe una religione indù? Molto interessante a livello... Cos'è, una religione indù? Indù, sì, viene dalle scritture vediche. Ok. E quindi a livello intellettuale, sì, è molto interessante di dare le risposte, però a livello di anima e a livello di dove andiamo a finire, cosa facciamo, non c'erano quelle risposte. E non c'era amore, secondo me in tutti quei insegnamenti lì non sentivo il mio cuore aprirsi e quindi avevo come un po' abbandonato la ricerca e poi
3 mesi fa siete arrivati voi, cara grazia, per fortuna. Grazie al Signore veramente che siete arrivati e mi avete aperto il cuore, mi avete aperto la mente, mi avete dato una ragione in più di vivere e una serenità che non ho mai, mai, mai provato. E di conseguenza, certo, grazie al Signore, grazie a Dio, ma come dicevo prima d'ora, siete veramente preziosi. Perché come spiegate, come insegnate e come fate sentire la verità è una cosa impagabile e ve ne sarò grata a vita. Gloria a Dio, questo è tutto merito a Gesù. Noi siamo solo servi inutili, amen. Servi inutili, mi sembra un po' una parola grande. Servo ci sta, ma servi molto utili. Perché senza di voi, tanti di noi starebbero ancora a brancolare nel buio. E di conseguenza vi porterò sempre nel mio cuore. Gloria a Dio, e tu stai parlando di Gesù praticamente, tutto quello che traspare attraverso di noi, di come tu lo descrivi, stai descrivendo Gesù, lo Spirito Santo, che noi abbiamo e che tutti i veri figli di Dio hanno, e quindi è semplicemente noi, tutto quello che facciamo noi è mettere la gente in contatto con Gesù, le pecorelle in contatto con la salvezza, in contatto con la liberazione, e in una parola con lo Spirito Santo, e poi cerchiamo di ubbidire nel nostro piccolo al comandamento di spiegare la Bibbia, insegnare il Vangelo, mostrare il cammino che bisogna fare in questa complicata, complessa società che viviamo, che è praticamente Sì. disegnata apposta dal diavolo perché non si capisca niente. C'è una tale confusione nel mondo che è veramente faticoso trovare la verità, però quando io ascolto voi dal primo momento ho sentito la verità proprio nell'anima. Tutte le altre cose che ho imparato rimanevano solo nella testa, mentre quando ho ascoltato voi proprio toccate l'anima perché non ho mai sentito nessuno di più vero. E sono un amante della verità, di conseguenza mi avete toccato nel più profondo. E vi ringrazio veramente a vita. È una cosa che. È per quello che non mi sono vergognata a venire online, perché avevo proprio bisogno di ringraziarvi davanti a tutti, perché tutti devono capire che questi insegnamenti sono così preziosi, così importanti per la vita di ognuno di noi, che quando Dora mi ha chiesto ti dispiace venire online, ho detto no, sono contenta di venire online perché mi auguro che tutti quelli che stanno ascoltando abbiano la capacità e la fortuna di recepire i vostri insegnamenti come li ho recepiti io, perché è veramente un toccasana, ti cambia l'esistenza. E È lo Spirito quindi Santo, grazie di cuore. guarda, è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo. Abbiamo solo una medicina, lo Spirito Santo è Gesù, è la parola. Il nostro lavoro è mettere le Sì, però pecorelle in contatto con Gesù, voi nient'altro. siete il ponte. Esatto, però siete un ponte grandioso sul quale si può camminare tranquillamente, senza nessuna paura e senza nessun dubbio. E io un ponte così non l'ho mai trovato in vita. Il problema oggi è che le religioni mettono in contatto le pecore con loro, se stessi, con la loro religione, e Esatto. questo è un disastro. Quello che dobbiamo invece capire è che noi la nostra unica scusa di esistenza è di metterle in contatto con Gesù, così che sia che rimangono insieme a noi, Dio li benedica, che è ispirante, sia che per qualunque motivo non sono in contatto con noi, possono andare avanti come noi e meglio di noi. Certo. Però continuo a dire che a livello mortale di noi inutili esseri umani, voi siete un ponte grandioso, un ponte di sicurezza, un ponte di lancio per una vita nuova. E
e mi auguro che più e più e più persone vi trovino preghiamo per sulla sua quello, loro strada, preghiamo perché per quello, prega per quello che vuoi. Prima che finiamo il nostro cammino in questa vita, vogliamo bruciare come una candela, assicuriamoci che bruciamo tutta la cera, che non rimane niente, solo Gesù e anime salvate nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio non voglia che dovessimo uscire da questo mondo conservando della cera. Vogliamo bruciarla tutta, la candela che brucia da due lati. Amen. siete proprio belli, ma anche siete tu, veramente belli, anche il tuo belli, cuore è belli, belli, bellissimo. belli, avete una stupenda. Ho una domanda per Francesca. Mi chiedevo qual è la differenza nel tuo cuore tra tutte le altre religioni che tu hai studiato e hai percorso con adesso che hai trovato Gesù. Qual è stata la differenza nel tuo cuore e nella tua anima? La differenza è molto semplice, la differenza è stata che studiando tutte le altre religioni, discipline, come vogliamo chiamarle, Per quanti anni? Per quanti anni hai rimaneva studiato? sempre come? Per quanti anni hai studiato tutte queste religioni? Fino all'anno scorso, perché poi con internet tutti i video di New Age, tutto quello dove potevo mettere le mani addosso studiavo, E quanti anni è stata questa perché ero ricerca? insegnante. Questa 30. ricerca, quanti anni? 30 anni. Vai avanti, continua. 30. E la differenza tra queste religioni, discipline, quel che è, e Gesù è che non ho più un briciolo di solitudine, non ho più paura. Mi sento forte come un leone. Sono sempre stata forte, però con tanti dubbi, con tanti timori, con tanti freni. E adesso io mi alzo la mattina, sono sorridente, vado a letto la sera, parlo con Gesù, un po' mi addormento. E non lo so, sembreranno cose piccoline, però per me sono cose gigantesche, gigantesche che veramente. Non smetto di parlarne con nessuno, la gente mi guarda come fossi una matta, perché qua sono tutti New Age, no? Sono tutti sulle loro strade. E quando li incontro ne parlo e mi guardano come io fossi matta, a volte mi metto anche a piangere, solo dire, dico il nome di Gesù, mi scendono le lacrime e mi sorprendo di me stessa. Però è una cosa bellissima, io una cosa così non l'ho mai provata. È l'unica cosa che dobbiamo trovare nella nostra vita, Gesù. Amen. Il resto è tutta fuffa. Tutta Amen. fuffa. E già lo sapevo, però non avendo scoperto Gesù, non avevo nulla, nient'altro con il quale sostituire tutto il resto, e quindi ero sempre un po' a mezza via. Poi con Gesù me lo sento dentro e di conseguenza tutto cambia, non so neanche come spiegarlo bene in parole perché è un cambiamento talmente totale che mi ha lasciato a bocca aperta. Adesso mi sta tremando la voce a parlarne perché mi viene proprio l'emozione. È una cosa bellissima. Gloria al Signore. La differenza è che tu hai avuto 30 anni di contrasto, 30 anni di vie sbagliate, 30 anni di bugie, 30 anni di vedere dove non era, dove era la bugia. E adesso perché hai trovato Gesù, adesso, tu sai com'è senza Gesù. Praticamente hai quasi provato quasi tutte le bugie, per cui tu, diciamo, c'è molto più esperienza adesso di uno che invece riceve Gesù così facilmente, senza problemi, eccetera. Tu hai provato come l'uomo che stava guardando il tramonto e si era messo a piangere, piangeva, piangeva. Uno si è avvicinato e gli ha detto, una storia vera, no? E gli ha detto, ma perché piangi? Dice, perché il tramonto è così bello, dice, però tutte le sere puoi vederlo. Dice, io sono stato cieco 5 anni.
Mamma mia. Uguale per me, Tu hai fatto un paragone sei perfetto. stata circa 30 anni, quindi adesso vedi il vero, l'alba che sorge. That's right. Ed è bellissima, è un'alba che va 24 ore al giorno. Alleluia. Amen. That's right. Amen. È bellissima, sì. È Gloria a Dio. veramente, ripeto, me ne sarò grata a vita. A Sì, Gesù per e al cortesia. buon testimone. Per cortesia a Gesù, ok? Non ci sbagliamo, perché è solo Ok. Gesù e noi siamo così, servi inutili, come dicevo, dimmi. Sa Francesca, quello che tu hai vissuto anche noi abbiamo sperimentato, perché anche io vengo dal mondo, da una vita di parties, music, friends, traveling, esattamente come te, ho Italiano, fatto di tutto. parci, musica, amici, eccetera, eccetera. Parties, yeah, feste. Quindi volevo solo, credevo che sono libera, però non lo ero, ero incatenata nelle mie passioni, nel mio egoismo, non ero libera. In Gesù ho trovato questa libertà che tu hai spiegato molto bene. Sai come possiamo ringraziare Gesù? Ma già lo sai. Come? Facendo Dimmi. questa esperienza disponibile agli altri, cioè dando a loro la possibilità di trovare Gesù, perché ci sono tante persone come noi, che sono confuse, perse, non sanno do Guarda, dove trovare una meta. ci provo, ma non è facile qui perché il riscontro è abbastanza forte, è una piccolissima zona dell'Australia dove il 90% delle persone sono da tutte le parti del mondo e ognuno porta con sé il proprio credo, la propria religione, la propria filosofia e ne sono molto convinti. E gli unici cristiani, tra virgolette, sono i religiosi che trovi al pub. Gli hippie e gli alternativi e il New Age li trovi per strada e li puoi approcciare. E i cristiani religiosi li trovi al pub. Al pub. Ed è molto difficile, molto molto difficile avere una conversazione di questo genere, però mi esce spontaneamente tutti i giorni, quindi non posso neanche dire ci sto provando. Sai cosa, Amen. Francesca, posso dirti una cosa? Dimmi. Un piccolo segreto Certo. per evangelizzare nei luoghi duri che io ho scoperto, e devi guardare le persone che attraversano crisi. Le persone che sono in crisi di Eh sì, qualunque infatti. tipo, e praticamente ci sono tutti in crisi prima o poi, ecco, quello lì al momento, la crisi Dio la permette, per la crisi è Dio che rompe la roccia, Dio che rompe il terreno duro affinché il cristianesimo, il sale del mondo, la luce del mondo, che tutti addormentati negli edifici, dovrebbero seminare il seme in quella crepa, in quella rottura nella roccia, in quella rottura nel loro cuore roccioso, seminare il seme di Cristo. Quindi guarda, apri gli occhi e guarda. Le persone che hanno crisi, che hanno difficoltà, queste le trovi dappertutto. Non troverai pecore, ma troverai gente in crisi. Le persone in crisi, quelle sono le persone che puoi seminare l'amore di Gesù, il conforto di Gesù, la consolazione di Gesù. E poi il Vangelo più potente che esiste è la tua esperienza. Capisci? E spiegare come tu eri e sei cambiata, come eri conciata male e Gesù ti ha cambiato, spiegare le difficoltà che hai avuto e come le hai risolte in Cristo. Quindi la tua esperienza, infatti noi quando andiamo fuori a evangelizzare, noi diciamo andiamo a testimoniare. Evangelizzazione è una parola molto grande, ma è generale. Però quando un vero evangelizzatore evangelizza, non è che evangelizza così, non predica, no, testimonia. Testimonia di quello che è successo. Gli apostoli testimoniavano delle loro esperienze con Cristo. E non come certe religioni che predicano, 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 ma bisogna testimoniare che è successo a me. E come i figli non seguiranno gli insegnamenti dei genitori, no, seguono l'esempio dei genitori. Quindi guarda le persone che hanno difficoltà, le persone che il diavolo dà problemi, che hanno problemi nel matrimonio, che hanno problemi di salute, imponi le mani e guariscili nel nome di Gesù Cristo, prima o poi vedrai guarigioni, sicurissimo. Amen. Amen. Che bello, amen. Amen, 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 che bello.
Ma sai cosa? L'altro giorno è successo che c'è questo ragazzo in paese, lui è un ebreo ed è molto tribulato perché è separato, la moglie non gli fa avere i figli, via dicendo, e quindi beve, prende droghe. E l'ho incontrato in paese l'altro giorno e l'ho invitato a prendere una birra al pub, perché se non l'avessi invitato al pub non sarebbe venuto. Ed è un ragazzo molto dolce, sono totalmente perso. E non so come mi è uscito il discorso di Gesù. E questo ha aperto gli occhi grandi così come due fanali. Era un po' grillo, è diventato dritto totalmente. E mi dice, what are you saying about Jesus? Mi dice, cosa stai dicendo di Gesù? E gli ho detto, guarda, non ti dico nulla, ti sto solo dicendo. Siccome ti vedo così triste così, e so i problemi che hai, ti sto solo dicendo che io, da quando ho incontrato Gesù, tutti i miei problemi, tutte le mie ansie, via dicendo, sono calate a livello non immaginabile. E quindi abbiamo cominciato a parlare un pochettino. E alzava la voce, urlava, mi andava contro, e chiaramente io non ho le scritture per tutte. Per rispondere, perché sto imparando ora. Però abbiamo parlato, parlato, io ho parlato della mia esperienza, alla fine ci siamo abbracciati, me ne sono andata. Ieri l'ho incontrato in paese e lui aveva le lacrime agli occhi e mi dice, grazie per i tuoi insegnamenti. E io gli ho detto, guarda, io non ti ho proprio insegnato niente perché sto imparando tutto io adesso. Non c'è nulla che ti possa insegnare. Ti ho solo detto che magari quella è la via fuori dai tuoi problemi. E l'ho visto molto più sereno. Grazie, Adesso Sara. non so se lui sia andato a leggere qualcosa, a informarsi, però ho visto che solo parlare di Gesù a lui già gli è giovato. Gloria a Wow, Dio. grazie E Signore. quindi è una Gloria a cosa bellissima. Dio. Amen. 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 C'è un canale, lo trovi su YouTube, un canale di un canale ebraico, israeliano. What is it called? Israel One Today? for Israel. One for Israel. Si chiama One for Israel, che io l'ho guardato qualche volta. Sono dei cristiani ebrei, One ebraici. for Israel. One for One Israel. for Israel. Yes, Sì. one. Like YouTube channels. Ok. Lo trovi su YouTube. E questi sono ebrei cristiani che evangelizzano col linguaggio ebraico. Adesso ti mandiamo l'indirizzo su dove glielo mandi. No, I sent her a chat. Ecco, Così non ecco, te l'ha mandato Angela. E allora tu Grazie. puoi, gli ebrei puoi indirizzarli lì, perché questi qua sono cristiani che evangelizzano col linguaggio ebraico. Cioè, capito, Certo. sono molto bravi a Certo. evangelizzare gli ebrei. Comunque, anche ieri noi abbiamo predicato e insegnato su Isaia 53, se non mi sbaglio, no? Yes. Ieri abbiamo insegnato su Isaia 53, che è un capitolo del Vecchio Testamento, quindi ebrei dovrebbero prestare attenzione. Ed è il capitolo più potente che mostra che Gesù è il Messia. E Isaia 53, ieri abbiamo parlato, analizzato, ieri insegnato, praticamente è esattamente tutto quello che Gesù ha adempito. Loro aspettano un messia potente con la spada come Maometto che va in giro a ammazzare tutti. E invece no, Isaia 53 diceva il messia viene a caricarsi dei peccati, viene a caricarsi dei dolori, a caricarsi delle malattie per incoraggiarci, per guarirci, per salvarci, per pagare per i nostri peccati. Isaia 53, ricorda, scrivetelo. Va Lo bene. scrivo subito. Sì. Gloria a Ok, poi Dio. glielo passo. Gli passo Gloria a il Dio. canale, gli passo anche Sì, questo, perché ascolta, se ti fa sicuramente piacere, ascolta la gli potrà essere di trasmissione. molto aiuto perché è molto tribolato. Sì, se ti fa piacere, se ti interessa il corso biblico, questo per te. Noi abbiamo un corso biblico di alcuni mesi che ti dà un'idea di tutta la Bibbia. Puoi No, io richiederlo. lo sto ricevendo il corso Ah, biblico. ok, Adesso ho ordinato perfetto. la Bibbia online.
Ho ordinato la Bibbia online, quella che consigliate voi, e Sì. spero che mi arrivi presto. Benissimo. Ecco, allora lì praticamente ti insegno come evangelizzare, gloria a Dio. Senti, sorellina, ti voglio tanto bene, noi adesso dobbiamo scappare. È stato bellissimo Andate, ascoltarti. Sei molto. continuate a fare il vostro lavoro grandioso. Grazie, Vi grazie. ammiro tanto. Grazie, e anche tanti sbagli stiamo facendo qua. Non è che li indoviniamo sempre, sai. Sbagli non ne fate, siete la musica più bella da ascoltare. Ti ringraziamo, tu stai parlando di Gesù ovviamente, e va bene, comunque stiamo imparando anche noi. Certo. E, guarda, non è che io, cioè il Signore ci ha messo, sono 49 anni che io così cammino con Gesù nel mio piccolo, quindi non è che ho imparato in un giorno, ci vuole un po' di tempo, capito? Però gloria al Signore, il regno di Dio si avvicina, Gesù sta tornando. Amen. Infatti oggi c'è un messaggio che Gesù mi ha dato, che adesso lo Che condivido con bello. tutti, che si chiama Ritornerò. È Gesù che dice sto tornando. E oggi, fra poco ve lo voglio dare nel nome di Gesù. Amen. Quando è che lo dai, tornerò? Adesso. Ah, proprio adesso, Adesso, guarda. adesso, sì. Appena mi stacco da te, voglio dare questo messaggio, ho degli appunti, che è Gesù che parla e dice tornerò. Molto incoraggiante. Bello. Non vedo l'ora. Amen. Gloria a Dio. Va bene, se non c'è altro, io ti bacio, ti abbraccio e ti benedico. Anche io. Vi Anch'io. abbraccio tantissimo anche io, ragazzi, grazie, grazie, grazie per avermi chiamata. Oh, un È stato un piacere. piacere immenso avervi sentito. Grazie, sei stato molto incoraggiante. Yes. E c'è qualcosa che possiamo fare per te nello spirito, tieniti in contatto. Vi voglio tanto bene, ragazzi, e tante buone cose, che Dio vi benedica. Grazie, Anche a te, grazie. ti Sei abbracciamo. molto preziosa. Gloria, gloria al Signore. Amen, amen. Tanti Be be baci. bene, ciao. Bless Alleluia. you, good night, bless you. Ciao. Gloria al Signore. Benedici Francesca, Gesù. Amen, grazie a Dio, gloria a te. Benedicila tanto, Signore. Prima del messaggio dove Gesù dice tornerò, ascoltiamo il canto Mashalem. Mashalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì, con amore immenso al Padre suo obbedì. Si compiente.